Paolo Ferrero, dopo l'elezione al Parlamento europeo di Eleonora Forenza, Rifondazione Comunista cambia sede in pieno centro a Roma, a due passi da Piazza del Popolo. Inevitabilmente è un simbolo, te lo chiedo. Ma il nostro simbolo è che noi abbiamo lasciato una sede che era molto più grande e abbiamo preso una sede più piccola, che è adatta a quello che siamo noi oggi. Un partito che non vuole demordere, ma che appunto si mette in pari con le risorse che ha e le necessità che ha. Quindi per noi è un elemento di rilancio l'idea di avere una sede adeguata a quello che siamo noi oggi, e l'inaugurazione della sede con Alexis Tsipras per noi è un po' un simbolo, perché per noi il rilancio di Rifondazione sta insieme alla costruzione della sinistra europea in Europa e al lavoro per la costruzione di una sinistra di alternativa in Italia, quindi una Rifondazione Comunista dentro un contesto più ampio europeo e italiano di unità della sinistra di alternativa, quella che non si ritrova con Renzi, insomma. Allora, se Alexis Tsipras può essere, se questo giorno può significare un nuovo inizio per la sinistra italiana, cosa ne pensa dell'operato del governo Renzi sinora in Europa? La sinistra italiana ha una lunga tradizione, un passato lungo di tradizioni di lotte, ed è sicuro che avrà anche un futuro uguale di lotte e di successo. I strategici na iothetisi. Crede che la scelta del governo di Renzi di adottare le politiche neoliberaliste per avere un concesso, diciamo, di Merkel sulla open fiscal è una cosa sbagliata, e che questo si dimostrerà molto presto. The last one, Alexis. What about Gaza? What can we do? What the Europe we do against this war? I think that the last thing that we have to do is to ask to stop bombing. I think that it's unacceptable to have in the heart of Mediterranean this tragedy, and we ask as the European left for the European, to the European institutions to press the state of Israel to stop killing young people in Gaza, in Palestine. And I think that not only the left forces, all the democratic forces of Europe have to cooperate in order to press the Israel state to stop killing, to stop kill children in Gaza. And our voice is a voice for peace, a voice of solidarity to the Palestinian people.